cavolo, a 4,32 non posso abbassare di più. Mi dispiace. Allora, la cosa che mi penalizza è sicuramente questo, il fatto di non avere un computer da gaming è penalizzantissimo e infatti si vede in queste cose. Cioè, devo fare una qualità bassissima e io ho 2000 euro di computer, non li do. Mi dispiace. 2000 euro di computer non li voglio dare. Giustamente quegli altri, giustamente, ma anche l'atteggiamento sbagliato. No, non sono d'accordo su questo. Non sono proprio d'accordo. Non ho intenzione di spammare perché. Ma poi Ele dove cacchio? Non so se Ele è presente, ma penso di sì. Cioè, per esempio, non è colpa se la gente. Cioè, non è che ci posso fare qualcosa se uno non passa. Cioè, non è che. Sai perché anche? Perché tanti sono i canali, no? Ma se i canali sono in live. Come fanno a passare da me, scusa? Cioè, no, non è un'offesa, ma non sono d'accordo. Non sono d'accordo perché, guarda, tanti canali sono iscritti, ma sono canali che streamano. E di conseguenza, come fa uno a passare se 24 ore è live? Cioè, non ha senso. Secondo me non ha senso, poi. No, guarda, dei canali che ho io tra i miei piaci, tra i follower. Tra i miei piaci che ho io di follower, tanti sono quasi tutti canali. Cioè, difficilmente. Poi molti non lo sono, però non si capisce come non passi. E prima una volta passavano. Non faccio nomi, però una volta passavano. Ci sarà un motivo. No, no, no. Cacchio. In più è un continuo laggare, ragazzi, è un continuo laggare. Continua a laggarmi OBS, io non so perché deve far così. Ah, intanto ieri mi ha mandato una foto di una tromba d'aria che, ragazzi, c'è da farsela addosso. Cacchio, se è così siamo messi male, perché se dovesse arrivare qui vedo malissimo, non la vedo, scusate se lagga ragazzi, non so cosa farci. No, ho abbassato tutto quello che potevo, sono a 4,32, non so come cacchio abbassare ancora di più. Non si può fare a 3,60, cara. Oi, attenzione, Akira. Questa mi tira le palle, mi tira. Oh, oi. No, il discorso. Sarebbe un discorso anche su YouTube da fare. Oi. Attenzione perché questa mi sta dando le botte, eh. Attenzione, attenzione perché questa. Oh! Due schiaffoni mi ha tirato. Ma taci, va. Ma vai a dormire. Mi ha dato due sberle. Cioè, questa. Ah, quella lì è una giocatrice di pallavolo. E non faccio battute. Non voglio fare battute sessiste o cose del genere. Quindi eviterò commenti. Eviterò commenti di ogni tipo. Via. Un bel suplex. Via. Era un bel gioco questo. Solo che non capisco perché. Mi da. Oggi niente. Con Pokémon non ha dato problemi. Vabbè. Con Pokémon sì. Con OBS normale non mi ha mai dato problemi. OBS invece. Giustamente. Se no inizia. Vai. Oh. Ok.
Ok, abbiamo vinto un altro combattimento, benissimo, quindi siamo abbastanza forti. Soprattutto per il secondo che abbiamo, che so chi è. Quindi la trama è lei che sta cercando il fratello che abbiamo visto nella puntata precedente. Rama, metti Spyro, ma così mi tocca staccare dal computer e fare un'altra live di nuovo. Poi, ieri, guarda, ho bestemmiato troppo per giocare a Spyro. Oggi voglio prendermi una pausa da Spyro perché ho troppo bestemmiato ieri, ma veramente. Oh, ma che è Pelé questo? Pelé abbiamo. Basta. Oh, ma non si riesce a prenderlo. Basta, è rotto. Attenzione perché qua Pelé continua. No, ma non c'entra se mi aiuti tu, non ho voglia. Non ho proprio voglia di giocare a Spyro. Troppi cristi ieri, no, non ho più voglia proprio. Mi snerva giochi così. Tra l'altro dei giochi del Plus non ho. Non sanno manco cos'è. Manco di qua, non è colpa mia se la gente. Ma guarda, i retro vanno, però ho un computer talmente ridicolo che non posso portare niente praticamente. Tutto dalla Play devo portare. Boh. Posso portare solo Pokémon. Qua. Però è strano perché tipo Tarzan riuscivo a portarlo. Non capisco perché questo mi deve rompermi le scatole. Forse è OBS Stream. Perché questo è un OBS diverso, sto qua. È OBS Live. Quindi forse devo toglierlo. Mio malgrado, devo disinstallarlo. E eventualmente. Infatti, poi provo così poi. È un OBS diverso questo. No, Outlast no. L'ho solo messo in raccolta. Basta, via. Chi è? Sì, ce l'ho. È che volevo finire sto gioco. Perché poi è interessante dopo. Secondo me mi sta dando problemi solo perché OBS Live. Mi sta dando problemi solo perché OBS Live. Perché dal tuo OBS, cavolo, vuoi che. Ho visto la prima scena. No, non è. Quando ho letto che ti devi nascondere. No, ho detto no, basta. Altro gioco del genere. No, grazie. Tipo Evil Within stesso. No, assolutamente no. Guarda, attenzione! No! La tettona contro. Opla! No, non fa per me quel gioco. Quello proprio ti posso già dire che. Non fa per me quel gioco. Ma io odio nascondere, quindi è. E quindi è un gioco del genere. Anche Evil Within è così. Eh no, dai. Sì, non puoi proprio attaccare, bravo. Non puoi proprio attaccare. No, mi fa schifo il gioco. Mi fanno proprio schifo. Dei giochi del genere proprio mi fanno proprio ribrezzo. Cioè, ma non perché sono brutti, perché sono anche belli, ben fatti, però. No, non ci penso per niente a prendere un gioco del genere. Ho provato la demo di Evil Within, mamma mia, meno male che non l'ho preso, uguale. Cioè, non posso picchiarmi, non posso confrontarmi con i mostri, niente. No, secondo me è coso.
È OBS Live, mi dà solo problemi, devo toglierlo. Non avendo PC da gaming, questo è il risultato, avere PC marci. Ma io 2000 euro non voglio dare. Se la storia è fatta bene, a me questo gioco. No, a me no, perché non mi diverto. Già faccio fatica io a divertirmi nei giochi normali. Figurati un po'. Figurati se dovessi. Se dovessi per caso. Se dovessi per caso, veramente. Oh! Oh! Attenzione! Bazooka ci picchia, oh! Muori! Pirla, 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 pirla. Ah, scemo! Eccolo là. Sì, ma se Twitch fosse il mio lavoro, sì, nel senso che se fosse il mio lavoro ce li spenderei, perché sarebbero indietro, cioè tornerebbero indietro. Ma non posso pensare che... Oh, hai rotto tre quarti, eh? Oh, non posso pensare di fare. Basta. Ma vaffanculo. Vabbè. Sì, ora ti gonfio come un tamburo. Ora vedi. No, credo che sia proprio sul mio computer non va bene. No, non lo voglio fare. E quello che faccio io adesso è. Mi soddisfa molto di più. Ben altro. Quello che faccio adesso è molto meglio. No, no, non lo cambio sicuramente. È un lavoro che voglio fare e che sono contento di farlo. Assolutamente. Non ho intenzione di stare a un PC. Il mio lavoro è fuori. Il mio lavoro è fuori, in giro, per le strade. In mezzo alla gente. E quello è il mio lavoro. Il fatto che io sia qui su Twitch e non o sul web e non non vuol dire voglio lavorare in questo. Ui, contro me stesso, tra l'altro. Derby. Abbiamo il derby. No, sinceramente no. Preferisco prendere come adesso, in mezzo alla gente, aiutandoli, facendo il massimo che si può fare. No, preferisco no. Preferisco fare quello che faccio adesso, anche perché quello che faccio adesso è responsabilità, acquisisce anche le esperienze della gente. Gli aiuti, diciamo, li accompagni anche dal punto di vista verso il loro viaggio finale, diciamo, se volevo chiamarlo così. È un lavoro che ti dà molte più soddisfazioni. Quindi no. Sbaglierò io, ma. Oi! Oi! Oh! Eh sì, come no, brava! Ha! Ti è? Vacca! Oh, attenzione. Dai, l'orene per farlo. Sì, vabbè, magari. No, io no, per fortuna no. Anche perché lavoro da solo. Ho dei colleghi, ma lavoro da solo. Io ho le persone che assisto e basta, no? Non ho colleghi che rompono le balle. È un lavoro in solitario. Sì, ogni tanto lavoriamo con gli assistenti sociali, ma poca roba, veramente. Poca roba. Ui! No!
vaffanculo. Però, personaggio. Sì, ora la gonfio. Personaggio, vabbè, faccio questa, poi questo gioco. E poi disinstallo BS Live perché mi sta dando solo guai. Eta. Ma ovviamente torno, poi. Ma che lavoro sarebbe classe poi? Assistenza agli anziani, vai a fare commissioni, vai dai dottori, ci parli tu con i dottori, gli fai la compagnia, li assisti anche, fai la spesa, le bollette, insomma, tutte le cose, diciamo, fai quello che dovrebbe fare un figlio, eccetera. Delle volte li accompagni alle visite, li vai a trovare nelle strutture, nelle case di riposo, diciamo. Io l'ho fatto sia come lavoro che come volontario per anni. Quindi preferisco di gran lunga fare questo mestiere che giocare, sinceramente. Giocare poi mi stressa, una cosa che paradossalmente mi stressa. Mentre la gente si rilassa. Oh! Ma guarda te questo! Ehi, oh no, sbagliato! Sbagliato! Ma va, oh, ma hai rotto! Duro questo qua, eh! Ma è un personaggio veramente rognoso! E basta. È un lavoro che ti fa onore. Sì. È un lavoro particolare, Anne. Bisogna saperlo fare, non è mica detto. Non tutti sono portati. Ma non tutti, Anne, sono portati. C'è chi è portato, chi no. Dipende. Purtroppo no, non siamo tutti uguali. E vaffanculo, però dai, non si può iniziare così. Eh sì, certo, sì. Oh, bene, perfect, va. Bene. Beh, il perfect non lo fai già. Attenzione che qua, oh, qua attenzione che si può recuperare, eh. Ci crediamo. Ci crediamo. No, vabbè, non ci credo. Attenzione, ci crediamo. Ci ha creduto la ragazza. Ci ha creduto davvero. Attenzione. Attenzione. E basta. Oh. Ma che è Wolverine sto qua? Sto qua c'ha le unghie stile Wolverine. Basta. Ok. Attenzione, mossa finale. Questo vuol dire che sblocchiamo il finale nascosto. No, non finiamo una mazza perché ho sbagliato le. Ok, sblocchiamo il finale speciale. Molto bene. Ok. Oh, grazie. Grazie. Meno male. Si è svegliato qualcuno. Ma perché c'è quello con lui? Non va bene se è quello lì. Il nostro prete, che è più prete di me. Attenzione, lui lo dice, più prete di me non c'è. Attenzione,
Attenzione. Ha una mossa che si fa amen, quindi ragazzi, un prete che si mena. Al Vaticano piace questo elemento. Attenzione. Ma poi perché c'ha il crestone biondo? Tipo banchettoni. Che trip è questo livello? Ehi! Ma proprio scarsa questa, mamma mia! È scarsa, ragazzi, è scarsa! Oh! Mamma mia, debole, debole! Ancora? No! Disgraziato! Ma ancora? Sì, beccati questo. Mossa incredibile. Ma ancora. Minchia, ma si vuole immolare? Vabbè, bravo. Al Vaticano piace questo elemento, però. No, non è interessante come cosa. Ok. Ah, ora mettiamo in campo il più forte. Dai, basta. Basta questi buffoni. Mi ha rotto sta ragazzina che non è buona a lottare manco per sbaglio. E attenzione subito. Ai ai ai. Subito con la spadona. Ah, si vanta, attenzione. Attenzione, mi dice va bene. Oh! Ma pezzente. Oye! Sì, va bene, dai. Vai, vatti a fare un giro su, dai. Attenzione. San. Sì, arrivo io, ti è. Poi è più bello quando ci sono tutte le storie raccontate qua. Però siccome non abbiamo preso dei personaggi ancora di base, questi sono personaggi in più. Siccome non c'è la storia raccontata. Quando ci sarà la storia raccontata ve la traduco. È carina anche. Non è male. A me no. Basta. Muori tu. Ok, questo è il finale speciale. Ah, praticamente in questo finale lei avrebbe trovato il fratello. Che in realtà fratello è bello che. Cioè, non si sa che fine ha fatto il fratello. Praticamente dice: ero preoccupato che una ragazza come te fosse in pericolo, una cosa del genere. La sua voce ha un suono strano. E infatti, si scopre che. Ora si scopre che è una donna. Tutti ci rimangono male perché scoprono che è una signora. Che è una signorina. E così uno ci proverà con lei, che potete indovinare chi può essere. E finisce così con questo finale speciale. Che è così. Partner, tipo fidanzato. Ci vuole provare, ma lei no, lo rifiuta perché vuole essere una studentessa modello. Beata lei, ci sono dei cani in giro che. E praticamente alla fine è quello grosso, dice mettimi giù perché tra un po' vado giù di sotto. È un finale strano, tra l'altro c'è anche Sakura, quindi è un collegamento fatto apposta. Ah, sono arrivato secondo, è certo. Perché c'ho l'anello al naso, per quello evidentemente. Io volevo mettere anche un. Fare un po' di chiacchiere, ma mi si laggherebbe di brutto. Ah, abbiamo un attimino tolto questo, così almeno. Ci rimettiamo. Ma vedi che è proprio OBS proprio il mio live.
Evidentemente l'aria dà problemi. Boh, beh. Ah, è anche iniziata a piovere, per quello che mi sta dando problemi anche internet. Oggi proprio ho scelto la giornata giusta per far live lunga. Ok, allora testiamo su qua, ma mi sa che lo tolgo stasera perché dà problemi. Allora, abbiamo rimesso la musica, quindi oh, si può fare un po' di ancora di chiacchierate. Giusto per, prima di passare eventualmente al prossimo gioco. Dopo ovviamente semmai mettiamo qualcosa, qualche video, qualcosa, se non si lagga. E se si lagga tanto devo chiudere. Lo so, Ere, che ci sei, lo so. Lo so, quindi alla fine vedete che alla fine oggi abbiamo un sacco di problemi, ma fuori c'è maltempo, è andato pure allerta. Quindi è proprio internet, problema internet barra PC che non è da gaming, è un PC normalissimo. Che per quello che ci devo fare è anche troppo, comunque più o meno i video li riesco a fare su YouTube. E più o meno le cose le riesco a fare. Il problema è che non si può fare gameplay. Non si può fare. Purtroppo non si può fare. È anche normale, non ho speso troppo, questo PC da 400 euro, questo non è troppissimo. Infatti è un gioco che serve così per vedersi un film, non è un gioco particolare. Però vediamo, ragazzi, vediamo. Purtroppo quei mezzi che uno ha faccio anche troppo perché riesco a fare tante cose, video, eccetera. E il problema è quello. Purtroppo è così. Non ci si riesce più di tanto, non ci si riesce. I mezzi, quelli che sono, purtroppo le mucce l'ho fatte, ma penso che verranno sbloccate solo se uno fa gli abbonamenti. Vabbè, già il fatto che ho messo la musica, già. Da, però, boh, non capisco. Può darsi che sia di quello, non so. Perché per fare gameplay da mettere a 4:30 è troppo poco. 4:80 mi sembrava ragionevole, evidentemente no. Prima ho provato a 5:40, poi l'ho fatto a 5:40, poi l'ho fatto a 4:80, si lagga ancora, si è laggato, ma forse è colpa veramente del tempo, proprio del mezzo. Ho voluto provare, ma può darsi che lo tolgo. Può darsi che lo tolgo OBS Live perché mi dà problemi. Purtroppo devo avere un altro tipo di PC che non ho. E poi si lagga perché è computer. Cioè, ma te, poi insomma, sono le stesse cose, ragazzi, dai. Poi le stesse cose, quasi quasi dopo mi sparo. Sì, porterò sicuro, porto altro. Però è un bel torneo di FIFA retro, ce lo facciamo, Andre. Facciamo le nazionali impossibili, sì. Adesso mi prendo un po' di pausa, nel senso che ci stiamo un po' qua. Io volevo vedere anche un film di cacca, ovviamente, e commentarlo assieme. Tanto quel coso non può avere un copyright. Io mi rifiuto di pensare che abbia un copyright, ma evidentemente. Sì, dal PC sì, Ander, per forza. Sì, dal PC sì. Dal PC sì, perché assolutamente. Dal PC solo retro. Ma posso guardare anche un video, cioè. Infatti io volevo vedere un film dopo. Un film tipo stile l'altra volta, ma quello lì. E lo commentiamo assieme. Potrebbe essere interessante, anche carino, lo fanno tanti canali sta cosa, per di Ace Ventura. Quello è famoso, c'ha il copyright, rischi davvero comunque. Ace Ventura rischi, perché cioè, la gente porta roba dalla Ryan e non si può fare, e non si può fare, torno subito, va bene. Non si può fare e la gente lo porta, vabbè. Però non voglio, sai, io preferisco non rischiarmela, quindi portare roba trash. Che dubito fortemente abbia un copyright. Rischia. Io ho visto uno che l'altra volta ha portato i Pokémon.
Boh, vabbè. Ha portato le puntate di Pokémon vecchi, ma va bene. Film trash, Andre, film brutti. L'unica cosa sono i trash, che secondo me li puoi mettere, perché... Cioè, l'altra volta uno si portava i Pokémon. Cioè, i cartoni di Pokémon portava in live. Dai, non è possibile. Cioè, a vergognarsi a portare la roba. Non perché sia... Perché io me li guardavo, ma non puoi. È come quelli che mettono tutti in collegio. Non puoi. Non puoi portarlo, dai. Cioè, non si può. C'è scritto che non... A maggior ragione se Rai o Mediaset. Quelli sì che sei a rischio. L'altra volta c'era uno che portava le partite di Sky. Di Sky, ragazzi. Ma come si fa? Ho capito che tutti lo fanno, allora dici vabbè, lo fanno tutti, allora lo facciamo anche noi, però io non me la sento di rischiare in quel modo lì. Non me la sento di rischiare il canale così. Gli altri, ben, perché qua il ban non è tipo YouTube. Cos'è sto collegio? È, a quanto ho capito, una massa di bambinetti di 15 anni, 16 anni, che va a collegio stile 1900, presenti i collegi cos'erano, Andre? Stile collegio, Andre, vanno in questo posto, quindi penso niente cellulari, tipo reale, tipo grande fratello dei ragazzini in questo collegio. Lì vedi un concetto di ignoranza, di stupidità, è vero che sono ragazzini, ma se quelli dovrebbero essere il nostro futuro, comincio a preoccuparmi. Comincio veramente a spaventarmi, Andre. Se quelli sono il futuro della nostra Italia, c'è da avere veramente paura, Andre. È proprio idiota. Ma vedi, te lo vai, su YouTube è pieno di video del genere, guarda. Pieno di video simili. Sì. Pieno di coglionate, guarda. E quello purtroppo ancora, purtroppo lo fa la Rai, quindi noi paghiamo, noi stiamo convenzionando col canone sta roba qua. Purtroppo, grande, quella roba lì la finanziamo. Cioè, è un grande fratello fatto dai ragazzi. C'è cioè, tipo che vanno a scuola, devono imparare le materie, devono studiare. Cose del genere. Che a qualcuno piacerà. A me sinceramente non mi dice niente. Si dimostra solo uno quanto è ignorante. Non so, poi c'è a chi piacerà. Io ho visto tanta gente che ha detto: vai, che bello, bellissimo, fantastico. Se mio figlio dice: se vuoi andare a collegio, lo mando al collegio militare, lo mando a scuola militare, altro che a collegio. Cioè, quello là a collegio, è una roba di una tristezza, va nella sciatteria. Piace a qualcuno, evidentemente a qualcuno piace, no, non lo farebbe in televisione. Evidentemente piace, a me sinceramente non mi piace, non mi dice niente. Il programma buttato lì, l'ho visto, qualcosa su YouTube, qualche minimo di highlights, diciamo, ma è inqualificabile. Ah, veramente è tremendo. Non so come fa a piacere sta roba. Però, vabbè, gustibus. Dico, è tutto ai gustibus, purtroppo non c'è tanto da fare. Quando una cosa va, pecoroni no, quella gente che lo guarda. Che cosa? Come che cosa? In che senso che cosa, Andre? Cioè? Cos'è che cosa? Cioè, un grande fratello per i ragazzini, Andre. Solo che vanno a scuola, studiano le materie, fanno tipo reality, è un reality, non è tipo reality, hanno il loro confessionale dove parlano, discutono, dicono le cose che... Del collegio, Andre, del collegio, si stavo spiegando cos'era e cos'è più o meno, e basta, è un reality.
Io l'ho provata a vedere una clip su YouTube, mamma mia. Cioè, erano più intelligenti quelli di The Valleys, che vabbè, tu che non l'hai visto, ma lei lo ha visto, li abbiamo visti, è tipo Jersey Show su MTV. Ecco, quelli del collegio sono, penso, uguali, hanno la stessa intelligenza di quelli di Jersey Show, più o meno. Non so se l'hai mai visto. Ci sono i caloriferi accesi e tutto quello che ci sono appiccicato. No, come? Ah, dicevo, quelli del collegio, Ele, che se ricordi, hanno la stessa intelligenza di quelle di The Valley. Non so se ti ricordi, Ele. Sì che se ricordi. Ecco cosa potevi fare. Vieni, potevi scaricare. Ah, ma però. Non credo di poter. Jersey Show fa pegare da ridere almeno. Sì, hanno però la stessa intelligenza quelli. Ecco, The Valley è la versione inglese di The Jersey Show. Infatti ieri ci siamo visti tutte le puntate. Peccato che non si può vedere su Twitch perché ti bannano, perché è altamente bannabile quello. Quello sì che per i cosi sessuali dentro, guarda, non si può, se no me lo sei trasmesso. Ecco, quelli del collegio hanno la stessa barlume intelligenza di quelli di The Valley, Jersey Show The Valley. Hanno la stessa intelligenza. Uguale, uguale. Uguale, ragazzi. È uguale, proprio. È identico, cioè non è che dice, è identico. Ma senti intelligenza. Purtroppo sì, purtroppo. Sono cose abbastanza. Sono programmi abbastanza discutibili. Non so perché li fanno, perché c'è la gente che li guarda. E tutti streamano. Tra l'altro streamano anche dal sito della Rai. Non è che si potrebbe. Quello proprio è bannabilissimo. Però ti dovresti. Siccome Twitch hai moderatori umani, dovresti tu segnalare. No, è come Jersey Show. Ah no, il collegio. Vattela a vedere, Andre. Poi mi dirai la tua. Però secondo me direi, ma sono ragazzi. Però cavolo, io conosco dei ragazzi e sono molto più intelligenti. Ragazzi. No, no, non voglio neanche trasmetto perché quello è bannabilissimo. Io non voglio. Cosa sono quelle robe lì? Io ve lo farei vedere, ma ho paura veramente. Quello è veramente terrore. Cioè non è un film trash che dici, film trash tipo quello dell'altra volta. Chi è che verrebbe cosa di copyright a chi? Cioè, il film dell'altra volta che siamo visti, quello che non è piaciuto a nessuno. Sì, avrà un copyright, ma cioè, dovrebbero segnalarmelo la casa. Cioè, dovrebbe intervenire la casa produttrice di quel film. E quel film lo hanno visto in quattro, me compreso. Capito com'è? Ragazzi, avete capito co com'è la storia? Così, ragazzi, è così. Ecco perché io dico cose famose, no? Perché una Universal, una Warner Bros. È peggio, cioè potrebbe anche. Invece di sti film, chi vuoi che se li fa? Cioè, come mettere Troll 1? Io lo conosco, altri lo conosco, ma chi lo conosce Troll 1? Chi è che potrebbe venire? Cos'è? La casa produttrice di Troll 1 viene da me. Cioè, li guarda ancora e dico, ma ragazzi, che film avete fatto? Cioè, no. E lo hanno trasmesso, c'è un canale che non mi ricordo com'è. Che si fa? Il venerdì sera trasmetti i film e li commenta in chat con la gente. Dimmi se è normale sta cosa. Quindi fanno una serata col pubblico. Però mettono fintamente impossibili. Che io li conosco, che li ho visti. Ma stavolta ne hanno messo uno che non ho mai sentito in vita mia. Cioè, ed è grave, se non lo conosco io, ragazzi. È grave, vuol dire proprio che è sconosciuto. Cioè, mi sembra che era un film tipo trashissimo. Però è una buona idea quella di coinvolgere il pubblico in queste robe.
Ma io da questo computer non posso fare niente, lo vedete, ho tutto il pomeriggio che mi si lagga. Non so perché, tra l'altro. Non so perché, sì, sinceramente non lo so. Infatti poi a sto punto tolgo quello OBS Live e lascio quello normale. Non ci sarà la musica sotto, e vabbè, pazienza. Non succede niente. Almeno non mi si larga. È tutto il pomeriggio che fa così. Ma vuoi anche la pioggia e tutto. Che anche così anche. Però si potrebbe anche fare ogni tanto un film assurdo, capisco io, che so che. Poi ci sono i film assurdi che sono quelli che il copyright è finito, che però sono film di 100 anni fa, quindi non è che sono, non sono film eccezionali, eh. Ci sono poi film che sono, non sono più sotto copyright, alcuni di Charlie Chaplin per esempio hanno perso il copyright e di conseguenza si possono vedere, trasmettere senza nessun problema, per esempio. E però, cioè, ovviamente non li metto. Ovviamente non me li trasmetto, cioè, non ha senso metterli. Tanto. Sì. Quindi, boh, la questione dei film è sempre. Io vorrei metterli, ma a parte che non si. Cioè, io non posso mettere un film che si laga. Come fossi spettatore. Ah, beh, sì, non interagisci. No, è proprio. È OBS che fa così. Mi dà fastidio. Quindi, boh. Quindi il collegio non lo metterò. Tanto qua stiamo tutti in collegio. Io l'altra volta, nella sessione spoglia, ne avrò visti una trentina che li facevano anche grossi. È veramente antipatico sta cosa. È antipatico perché. Non si può fare, in teoria non si potrebbe fare, cioè, vabbè, però lo fanno, vabbè. Vedete, vedete. No, sto BS là è peccato, che si laga tutto, peccato. Veramente. Può darsi che, boh, forse è meglio che chiuda e provo un attimo a mettere quello normale. Sì, molti mettono quella roba lì. Ma addirittura, ve l'ho detto, l'altra volta ho visto uno che ha messo una partita, mi sembra, del Torino in streaming. Stava con commenti italiani, io non so da dove l'ha pescata. Da DAZN, sicuro, DAZN o Sky. E non si può, quello proprio è ancora peggio. Su YouTube ti bannano all'istante se metti una partita qua, vabbè, come al solito. Perché purtroppo Twitch devi ha una segnalazione manuale. Non c'è un algoritmo. Non c'è un algoritmo, quindi è un po' così, un po' così. Vabbè, ragazzi, io provo un attimo a fare sta cosa. Tornerò tra un po', quindi con un'altra live. Quindi ce la tiriamo, un'altra live, ragazzi, ce la tiriamo. Magari vediamo un po' di mettere ancora un bel torneo di FIFA vecchio. E boom. Così vedo di capire qual è il problema. Ci stiamo dopo, ragazzi.